ci introduciamo allora, perché adesso l'ora si è fatta, in questo capitolo della prima lettera di Pietro che ci illuminerà questa mattina. Come vedete, la riflessione di questa mattina abbraccia tutto il terzo capitolo della lettera di Pietro. Questo testo è strettamente collegato con la conclusione del capitolo precedente, quello che appunto un mese fa Don Roberto ha commentato per voi e con voi. Ma è anche strettamente collegato ai primi versetti, ai primi 11 versetti del capitolo quarto. Sostanzialmente in una grande sezione di questa lettera che è dedicata allo stile di vita dei cristiani nella società pagana, in un mondo, in una realtà che non aveva ancora accolto il Vangelo o che addirittura lo rifiutava. Una società, un ambiente dove i cristiani sono chiamati a rendere ragione della speranza che abita il loro cuore, la loro vita, il loro stile di vita. Per cui molto forte anche questa mattina sarà la sottolineatura sullo stile di vita, su ciò che siamo chiamati davvero a incarnare nella nostra vita. Quel rendere ragione che leggeremo e proveremo ad accostare nel versetto 15 di questo capitolo terzo, che conoscete bene, uno dei versetti più noti della prima lettera di Pietro, chiamati a rendere ragione della speranza. Il capitolo a sua volta può essere suddiviso in quattro grandi parti, in quattro scansioni, in quattro passaggi. Una prima parte che è dedicata all'esortazione agli sposi, una seconda parte che allarga lo sguardo ai fratelli della comunità, all'essere appunto e a riconoscersi fratelli che vivono l'esperienza condivisa della fede, ed è anche il titolo che è stato scelto per la nostra mattinata, siate tutti concordi, partecipi della gioia e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno. Ci sarà poi una parte invece, una terza e sostanzialmente anche una quarta parte, dedicata al tema invece di nuovo della persecuzione, quindi al confronto con un ambiente, con una società pagana che respinge il Vangelo. Respinge quella parola di speranza che il cristiano rende carne nel suo stile di vita. Dico terza e quarta parte perché l'ultima parte, come nel capitolo secondo, guarderà l'esempio di Cristo, ma sottolineerà proprio questa dimensione ancora dell'esempio di Cristo. Il Cristo che ha sofferto, che è morto, ma che è risorto per essere davvero la nostra speranza. Proverò a seguire allora la scansione del testo prima di tutto. Mi soffermerò a provare a rileggere con voi i vari passaggi che in questo capitolo ci vengono offerti, per poi darvi qualche spunto e lasciare a voi le ulteriori concretizzazioni nella nostra vita. Credo che sia anche significativo di accostare questo capitolo all'inizio del nostro cammino di Quaresima, perché può darci anche una tonalità davvero a questo tempo che la Chiesa ci invita a vivere, nell'attendere proprio quella Pasqua che chiude questo capitolo terzo, quel passaggio attraverso la morte di Cristo che vince
la morte e che ora siede alla destra del Padre. Ma non per stare lassù nei cieli, ma per essere Lui la nostra speranza. Come già accennato come battuta prima, il capitolo inizia un po' in salita, che inizia con alcune parole e alcuni passaggi che suonano molto, molto lontani dal nostro tempo, dalla nostra vita, dalle nostre esperienze, dalle mie esperienze. Come nelle lettere pauline, anche in questa lettera di Pietro, troviamo questo testo che si rivolge a quella che si può chiamare genericamente la morale familiare, ma che attinge fortemente al contesto in cui sta scrivendo l'autore. E quindi è un testo fortemente condizionato e modellato sulle convenzioni di quel tempo. Certamente lontano anche dalla logica della pari dignità tra uomo e donna, che in realtà è la radice e la sottolineatura di fondo non solo di molti passaggi del Nuovo Testamento. Pensate dove Gesù pareggia la questione dell'adulterio. Uomo e donna sono ugualmente capaci di essere adulteri, non solo uno dei due. Ma anche, se volete, in quella che era in realtà l'originale immagine della relazione uomo-donna, quella custodita nei primi capitoli della Genesi, dove solo le letture posteriori trasformano la donna in un essere dipendente dall'uomo. Anzi, Genesi dice che l'uomo non trova nulla che gli sia simile nel creato, per cui Dio deve creare per lui colei che gli è veramente parte, al punto che i due diventeranno uno. Non c'è nessun'altra creatura con cui l'uomo e la donna possono vivere questa esperienza, che è di sostanziale, fortissima parità, più delle parità legali che il mondo o che la cultura oggi ci chiede di non dimenticare. Le abbiamo dimenticate, sì, ma per altre ragioni. Anche questa, probabilmente l'autore della prima lettera di Pietro, così come Paolo, attinge ad un mondo che non è un mondo credente, non è un mondo cristiano. Attinge a dinamiche che non appartengono alla radice profonda di quella fede che poi siamo chiamati a non smarrire, perché parte da quel dato biblico che è straordinario nella sua radice profonda. Tecnicamente, letteralmente, leggiamo allora all'inizio di questa lettera nuovamente quel verbo, l'essere sottomessi, che è lo stesso verbo che nel capitolo secondo era stato utilizzato nei confronti dei servi, degli schiavi. Qui le donne sono chiamate a rimanere sottomesse, attenzione, ai mariti. E anche qui, già soltanto questo testo ci dice che c'è una logica diversa da quella con cui tante volte si interpreta la sottomissione. È una sottomissione in un legame. Non le donne sono chiamate ad essere sottomesse a qualunque uomo, per cui a non avere diritto di parola, a non avere un posto, a non avere un ruolo, ma le mogli sono sottomesse ai mariti, a una logica di relazione. Certo, interpretata in questo primo versetto in modo molto univoco, ma non è l'unica direzione di questa sottomissione. In quella relazione che è da custodire, Pietro invita a non smarrire il legame. Sottomesse ai mariti. Probabilmente Pietro sta pensando ad una
particolare situazione matrimoniale, e cioè a quelli che già all'epoca e soprattutto in quel contesto erano i matrimoni misti. Lo si deduce da quel passaggio dove viene sottolineato ai vostri mariti perché anche se alcuni non credono alla parola, la situazione in cui una donna è sposata ad un uomo non credente. E questo comportava una distanza tra i due e anche il rischio di una lotta all'interno della famiglia, della loro relazione. Le donne sono invitate allora con il loro stile di vita, non con le parole, con lo stile di vita. Permettetemi la battuta, probabilmente perché già all'epoca il rischio è che con le parole avrebbero prodotto più danni di quanti, perché sarebbero state invincibili, allora bisognava tenerle buone, non parlate troppo, vivete con lo stile di vita, chiamate a diventare annunciatrici del Vangelo, capaci di guadagnare alla fede i propri mariti. Non sto a rileggervi i passaggi, potrete rileggerli, L'immagine è proprio questa, è di guadagnare alla fede. Con uno stile di vita, non nella logica che ci si debba preoccupare che tutto l'agire diventi occasione per la conversione dei mariti. Le mogli non sono invitate ad essere delle conquistatrici, cioè qualcheduna che deve far di tutto per. Ma le mogli sono invitate ad uno stile di vita che parli da solo, che non sia uno stile di vita illusorio. Dice uno stile di vita casto e rispettoso. Uno stile di vita che diventa luminoso come il Vangelo. Possiamo rileggere così quel passaggio sull'apparenza del vestire, sullo sfoggio dell'abito. Uno stile di vita che non sia illusione, come appunto l'apparenza esteriore, ma uno stile di vita che faccia risplendere la ricchezza interiore. Io sono convinto che dobbiamo far risplendere la nostra bellezza e lo dobbiamo fare anche attraverso il nostro corpo. Ma dobbiamo fare in modo che quella bellezza esteriore corrisponda alla nostra bellezza interiore, non diventi la ricerca illusoria della bellezza. Questo vale per le donne come per gli uomini, ancora di più nel nostro mondo contemporaneo. Oggi Pietro avrebbe dovuto probabilmente ribaltare le cose, avrebbe dovuto scrivere agli uomini di fare attenzione che il loro modo di vestire, il loro modo di curare il proprio corpo. Credo che spendano più gli uomini che le donne in alcuni casi per la cura del proprio corpo, corrisponda a quella bellezza interiore e non ad una facciata. Ora che giriamo per le nostre città piene di impalcature, rischiamo anche nella nostra vita di costruirci impalcature per risistemare la facciata, dimenticando che ciò che è essenziale non è una facciata appoggiata sul nulla, ma è ciò che portiamo nel cuore. Quanto tempo dedichiamo invece a custodire il cuore, a creare e a curare la nostra bellezza interiore, per far sì che ciò che esprimiamo sia ciò che abbiamo, ciò che siamo, e non sia soltanto appunto un oggetto o sia soltanto un modo per darci un'identità che non coincida con quello che siamo.
Nel nostro mondo è ancora di più, l'attenzione ad una identità che tante volte vogliamo diversa da ciò che siamo. Pietro dice: siate ciò che siete. È molto più facile costruire l'apparenza virtuale, addirittura inventandoci un mondo parallelo, fisica, ma quanto è difficile custodire la nostra identità interiore. Non si tratta per le donne allora di una sottomissione, tantomeno di un timore servile, come poteva essere quello degli schiavi, dei servi del capitolo secondo, perché le donne sono chiamate a rivelare dolcezza e quiete dello spirito. Le mogli conservano pienamente la loro libertà, che è quella di operare il bene, come leggiamo al versetto 6, e di non lasciarsi opprimere anche da comportamenti minacciosi dei propri mariti. Non vi lasciate sgomentare da alcuna minaccia. Poi, chiaramente, come già ho detto, il testo risente di quel contesto, di quel mondo, a differenza di Paolo, che perlomeno equilibrava forse un po' di più, Pietro è veramente squilibrato, passatemi il termine, non bisognerebbe usarlo per Pietro, ma vabbè, perché a 6 versetti dedicati alle donne ne corrisponde uno dedicato agli uomini. Ci si è chiesti, gli esercenti si chiedono, come mai solo un versetto? Le risposte sono le più diverse. Una risposta che può sembrare banale, ma che ahimè riviviamo anche nel nostro mondo contemporaneo, è il numero inferiore di uomini nella comunità rispetto alle donne. E quindi meno uomini, meno problemi. Un'altra sottolineatura era che nei conflitti intrafamiliari, di cui si intravede nella prima parte, nei primi versetti, di fatto l'uomo corresse meno rischi rispetto alla donna e quindi avesse bisogno di minore attenzione da questo punto di vista. Non c'è paragone, ma si è appunto indicato un reato oggi nella nostra legislazione, il femminicidio, non c'è il corrispettivo maschile. Eppure ci sono donne che ammazzano gli uomini, non è che non ce ne sia nessuna. Pietro potrebbe rispondere a una logica simile. L'uomo correva meno rischi in proporzione. La sottolineatura probabilmente più corretta è che in realtà questo versetto si rivolga ai mariti cristiani, come prima si sottolineavano i matrimoni misti, cioè dove il marito fosse non credente, e quindi non più a quelle situazioni di matrimoni misti. Perché? Perché qui viene espresso esplicitamente che le donne partecipano con il marito alla grazia della vita, che non è soltanto il concepire la vita. La grazia della vita è una sottolineatura di fede. Quindi l'invito è che, rivolto per i mariti come per le mogli, anche se in una forma più sintetica, è a uno stile di vita che sia coerente con la fede ricevuta. E quindi non possa essere lo stile di vita di un uomo che si comporti da tiranno in casa o che non accetti la persona che ha accanto o tantomeno che non ne riconosca la dignità. La mancanza di rispetto, la mancanza di amore nelle relazioni coniugali diventa addirittura
una zavorra che impedisce il rapporto con Dio, che rende incapaci alla preghiera. Così le vostre preghiere non troveranno ostacolo. Se allarghiamo un po', è probabilmente un'esperienza che abbiamo fatto tutti. Quando nel cuore porto la zavorra del male, che sia un sentimento di odio, una fatica, anche la preghiera è zavorrata, è schiacciata a terra, è ostacolata, dice Pietro. Quando il cuore invece, anche nelle relazioni, sa amare, sa rispettare, sa portare quella presenza di Dio che dovremmo poi vivere nella preghiera, di conseguenza la preghiera sarà non solo possibile, ma sarà lo scorrere della nostra vita. E quindi non troverà ostacolo. È bella la preoccupazione di Pietro ai mariti, perché ci ricorda di come non possiamo scindere queste dimensioni della nostra vita. Le nostre relazioni con gli altri si rispecchiano nella relazione con Dio, e la relazione con Dio dovrebbe rispecchiarsi nelle relazioni con gli altri. Anche se, ripeto, Pietro fa fatica a accogliere una dinamica che non appartiene alla fede e a rileggerla alla luce della fede. Secondo passaggio di questo capitolo, nei versetti successivi, che sono quelli che vanno dall'8 al 12, lo sguardo si allarga ad una esortazione che coinvolge tutta la comunità dei credenti. Nel versetto 8 abbiamo un primo elenco di atteggiamenti che indicano un modo di agire e un modo di essere, che dovrebbero manifestare non solo l'appartenenza alla comunità, ma di nuovo la fede ricevuta. Il credente è chiamato ad essere unanime con i fratelli nella fede, cioè avere uno stesso modo di pensare e di sentire. Attenzione, non vuol dire essere omologati nel modo di pensare, ma essere preoccupati di giungere al sentire, al consentire, al sentire insieme, che è anche la logica di tutti i cammini di sinodalità che Papa Francesco ci invita a vivere e a riscoprire nella Chiesa. Non sentire tutti uguali, perché ognuno di noi accosterà l'esperienza della fede dalla sua prospettiva, ma soltanto puntando a sentire insieme e quindi ad ascoltare e quindi a condividere. Potremo fare esperienza dell'unanimità dello Spirito, che non ci omologa, anzi che esalta la specificità di ciascuno. Ricordate come sottofondo l'immagine del corpo usata da San Paolo. Non tutte le parti, anzi nessuna parte uguale all'altra, ma tutte sono indispensabili, solo quando sono dentro il corpo. Ecco l'unanimità a cui anche Pietro fa riferimento. L'essere comprensivi, o meglio ancora, simpatici, anche se noi abbiamo deformato quell'aggettivo, cioè capaci di immedesimarci nelle gioie e nei dolori dell'altro. L'essere amanti dei fratelli, di quell'amore che si prende cura dell'altro. L'essere ben disposti, cioè aperti alla compassione e alla misericordia. E per ultimo, l'atteggiamento che, se volete, li rende possibili tutti, l'essere umili, cioè senza bisogno di
cercare di imporsi all'altro, ma custodendo lo spirito del servizio, del legame, della cura a far sì che io non diventi strumento di separazione, di ferita all'interno della comunità. E guardate che invece qualunque atteggiamento, anche minimale, di orgoglio crea una ferita. E l'umiltà di Maria, del Magnificat, e l'umiltà del credente che riconosce chi sia il protagonista della sua vita, che è Dio, non sono io. Allora il versetto 9, dopo questo elenco di atteggiamenti di vita, di uno stile di vita, allarga ancora lo sguardo all'atteggiamento dei cristiani nei confronti dell'ambiente circostante e di un ambiente che viene descritto comunque con le tonalità dell'ostilità. Perché è un ambiente dove si è chiamati a rispondere al male con il bene. Cioè con un atteggiamento sempre costruttivo, al punto da diventare strumenti della benedizione di Dio, cioè quello che noi attendiamo da Dio, la sua benedizione che da Lui abbiamo ricevuto e ciò che siamo chiamati a portare con noi, perché altri siano coinvolti in quella benedizione. Risuona qui ciò che fin dall'inizio, della Genesi, nel racconto di Abramo, è il desiderio di Dio, che attraverso un uomo la benedizione, cioè l'azione di Dio, il suo dire bene della nostra vita possa raggiungere tutti i popoli, senza confini, anche coloro che ci maledicono, anche coloro che fanno il male, che costruiscono il male. Suonano strani questi versetti, soprattutto questo versetto, se quelli di prima sulle donne, sul mondo di oggi, ma ancora di più questi sull'attualità che stiamo vivendo. Credo che prima di applicarli alla guerra in Ucraina dobbiamo pensare di applicarli alla nostra vita e alle nostre dinamiche. Al pensare di quante volte io sia uno strumento di male, perché al male reagisco con il male, pensando che così rendo ragione di chi sono e di ciò che sono le mie ragioni. Ma Pietro ci ricorda in questo passaggio che il male non costruisce nulla, produce solo altro male. Se vogliamo spezzare quella catena che ci tiene prigionieri, dobbiamo entrare in un'altra logica, che è la logica del Vangelo. E qui dietro risuonano tutti i passaggi del Vangelo, dal discorso della montagna, del capitolo 5, 6, 7 di Matteo, ad altri innumerevoli passaggi dove Gesù ci dice che al male si può rispondere in modo costruttivo solo con il bene, perché il bene costruisce, il male distrugge. E oggi distrugge a tuo favore, ma sappi che prima o poi distruggerà contro di te. Il male seminato produrrà solo altro male, non c'è modo di spezzare quella logica se non in quello stile davvero nuovo, che è lo stile del Vangelo. Per questo Pietro ce lo ricorda proprio nello stile di una comunità nei confronti di un ambiente, di una realtà che non corrisponde allo stile evangelico. Ma siamo noi il lievito, non dobbiamo chiederlo agli altri. Noi siamo il lievito che deve far crescere la pasta. La pasta non ha sapore, la pasta è ferma, noi siamo il lievito. A riprova di questo,
Nei versetti successivi troviamo una delle più lunghe citazioni dell'Antico Testamento in questa lettera, questi versetti dal Salmo 34, dove però la rilettura, proprio alla luce anche dei passaggi precedenti, non è solo nella dinamica del bene che facciamo che ci restituisce bene in questa vita, ma nella logica del tempo della vita eterna, che è l'oggetto della promessa e dell'eredità che da Dio riceviamo. La benedizione di Dio, la sua eredità, non si limita a questo mondo. Non è che, e lo vedremo anche nei passaggi successivi, facendo il bene saremo vincenti in questo mondo. Certo, riusciremo a spezzare alcune catene, ma non dobbiamo dimenticare che la logica di Dio abbraccia l'eternità. E non solo questo mondo e non solo questo tempo. Ecco perché subito dopo troviamo allora, a partire dal versetto 13, il tema dei cristiani di fronte alla persecuzione. Qualcosa che era già stato anticipato al versetto 9, in quella dinamica di bene e male. E anche qui l'attenzione è sullo stile di vita dei cristiani dinanzi ai non credenti e dinanzi al tempo della persecuzione, immersi nel tempo della persecuzione. Con quella domanda assolutamente retorica che nel versetto 13 risuona: chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? La risposta è nessuno, evidentemente. E questa è la speranza di chi opera il bene. Ma immediatamente dopo ci viene restituita la concretezza dell'esperienza che attraversiamo, la constatazione che non è esclusa la possibilità di soffrire pur essendo giusti, di subire il male pur avendo fatto il bene. Esperienza dolorosa, tagliente, ma reale, che ognuno di noi porta con sé, piccolo o grande che sia. E non è misurabile solo perché è piccolo o grande rispetto ai grandi temi o ai grandi avvenimenti, perché la misura è di quanto la ferita sia profonda nel mio cuore. E ciò che per me può apparire una sciocchezza, una piccola cosa, nel cuore dell'altro può essere una ferita profonda, un'esperienza di un bene tradito, magari, ripeto, su una banalità, ma che io misuro come banalità, mentre nel cuore dell'altro è una ferita profonda. Ci viene ricordata la logica della beatitudine dinanzi a questa esperienza, e di nuovo di una beatitudine che non può essere tale solo nella logica evangelica. Beati voi se doveste soffrire per la giustizia, cioè per il bene fatto. Beati voi. Noi non ragioniamo così. Eppure quella radice di beatitudine non dobbiamo smarrirla, non dobbiamo lasciarci trascinare di nuovo da ciò che nel cuore rischia di diventare ostacolo a rimanere nella comunione con Dio, anche in quell'esperienza. Per questo di nuovo viene citato un passaggio del profeta Isaia, con l'invito a non farsi prendere dal timore, dalla paura verso coloro che commettono il male, che è la prima reazione che quella ferita provoca in noi. Quando sono ferito nel bene che ho fatto, reagisco con la paura dell'altro. E se è vera la domanda che nessuno potrà farci del male, allora non dobbiamo temere l'altro.
Perché? Perché sembra dirci Pietro nei versetti successivi che anche l'ambiente più ostile conserva una domanda di speranza. Conserva una domanda con cui veniamo interrogati come credenti. Ci viene chiesto conto della nostra speranza. Sapete che a volte alcuni atteggiamenti di male sono una provocazione per capire quanto mi vuoi bene. Fino a che punto è vero che tu mi vuoi bene? Fino a che punto accetti che io sia quello che sono? Perché lo dici a parole, ma poi quando sei ferito è veramente così? E in qualche modo, dice Pietro, il mondo in cui viviamo, la realtà che ci circonda, ci chiede ragione se veramente la nostra speranza è fondata e non è un'apparenza e non sono parole vuote. Se davvero crediamo nella forza del bene o se ce lo diciamo in un ritiro ogni tanto. Una speranza che è il vero oggetto di ciò che siamo chiamati a testimoniare e a vivere. Una domanda a cui, dice Pietro, siamo chiamati a dare risposta, ma di nuovo con uno stile che sia coerente alla risposta. Cioè con uno stile che non sia uno stile arrogante di chi si pone dinanzi all'altro con una verità, ma si realizza nella mitezza e nel rispetto dell'altro. Paradossalmente anche quando si è oggetto di calunnia e persino del parlare male. Questo della calunnia, del parlare, che è anche ciò che risuona nella citazione del Salmo 34, è una dimensione del male che a volte ci ferisce più profondamente che non un gesto violento. Quante ferite portiamo dentro di noi frutto di parole cattive, false. E quanta è la preoccupazione in questi passaggi, ma in altri anche del Nuovo Testamento, sul fare attenzione alle parole che diciamo, che rimandiamo all'altro, perché a volte sono quelle parole che dividono, che feriscono, che uccidono. Ricordate quel passaggio nel capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, dove al non uccidere Gesù risponde con l'attenzione a quello che noi diciamo del fratello. E quanti di queste parole di giudizio diventano le parole che abbiamo subito, ma anche le parole che diciamo nelle nostre relazioni? Come puoi rendere ragione della speranza, cioè di un cuore libero, quando ancora le tue parole sono le parole arroganti del giudizio? Perché il giudizio è arrogante, ci dice il Nuovo Testamento. Ti metti al posto di Dio quando giudichi. Per questo il versetto 17 ancora ci ricorda, è la logica assurda, ma evangelica, che è meglio soffrire facendo il bene, piuttosto che reagire al male sofferto facendo altro male. L'opposto di quello che sentiamo, l'opposto di quello che si agita dentro di noi.
abbiamo ascoltato anche nelle domeniche scorse, se lo facciamo solo con quelli che ci amano, quale merito ne abbiamo? Non fanno così anche tutti gli altri? Dov'è la novità della vita cristiana? Dov'è la novità della fede se facciamo quello che fanno tutti gli altri? Di nuovo, non applichiamolo oggi all'Ucraina, all'Ucraina, a tutto quello che sta accadendo, a quello in cui siamo immersi in questi giorni, perché ci spostiamo dalla nostra vita ed entriamo in logiche dove non possiamo pensare di partire, di andare e fare noi gli scudi umani, perché non è quello che ci viene chiesto neanche dalla lettera di Pietro, neanche da questo che Pietro ha appena scritto nel versetto 17. Pensiamolo sulle nostre dinamiche interiori, sulle nostre relazioni. Abbiamo già un mondo di relazioni intorno a noi, reali, vere, dove questo versetto ci inchioda tutti i giorni, tutti i giorni. O ci permette di risorgere, cioè di non essere schiavi di una logica di morte. Ecco allora l'ultimo passaggio, la quarta parte, l'esempio di Cristo. Come già nel capitolo secondo, anche in questo capitolo, la riflessione, la proposta dello stile del credente viene rinviata all'esempio di Cristo, con un passaggio un po' contorto, perché qui l'autore della lettera di Pietro probabilmente intreccia un antico inno cristologico, comunque alcuni passaggi di un inno cristologico con altri versetti, e quindi ne crea un passaggio un po' contorto. Non è facile capire che cosa ci viene riconsegnato anche soltanto logicamente, perché ci sono alcuni passaggi che sembrano persino illogici in questi versetti. Nella prima parte allora del versetto 18, l'affermazione che la morte di Cristo è avvenuta una volta e per tutte per liberarci dai peccati e ricondurci a Dio. Anche qui gli esegeti ritengono che probabilmente il testo originale non parlava della morte ma della sofferenza di Cristo, perché il tema immediatamente precedente proprio quello della sofferenza, ma poi si è voluto includere una lettura più semplice e però anche maggiormente completa, che abbraccia non solo la sofferenza ma anche ciò che quella sofferenza ha, ciò a cui quella sofferenza è giunta, cioè alla morte e di conseguenza alla risurrezione, che sarà l'ultimo passaggio di questi versetti. Nella seconda parte del versetto troviamo due affermazioni che invece probabilmente componevano quell'inno più antico, in cui si afferma la morte di Cristo nella carne e la sua vivificazione nello spirito, con quella dinamica teologicamente anche veramente molto complessa del tenere insieme anima e corpo, carne e spirito, uomo e Dio. Qui sembra quasi che le due cose siano spezzate, morto nella carne, vivo nello spirito. Sembra quasi allora che in questo momento l'autore della lettera, di questa lettera, distingua un primo passaggio in cui Cristo, vivo nello spirito, si è recato agli inferi, e poi un momento successivo in cui lui sia risorto anche con il suo corpo. Oppure ancora, due momenti della risurrezione: un primo momento in cui il risorto scende agli inferi e un secondo momento in cui sale al cielo. È troppo complesso questo testo per poter andare al di là di queste ipotesi. Entrambe molto suggestive, proverò poi a ridarvi ancora qualcosa. Certamente per l'autore di questa lettera è centrale questo passaggio, questa discesa di Cristo agli inferi.
che fa parte anche del nostro deposito di fede, anche se passa sempre un po' in secondo piano. Cristo è sceso negli abissi della morte. Diverse sono le letture che già i padri della Chiesa fanno però di questo incontro che avviene con gli spiriti prigionieri della morte. Sono le più diverse, non sto a elencarvele. Probabilmente l'interpretazione più corretta e anche la più diffusa è che qui l'autore della prima lettera di Pietro voglia sottolineare la forza della parola di Cristo, che vince anche gli abissi più profondi, che penetra persino nel mondo della morte e penetra come una parola che offre la salvezza anche a chi ha rifiutato la proposta di Dio. Per questo il riferimento è alle anime prigioniere che un tempo avevano rifiutato di credere e avevano rifiutato di fronte all'invito di Dio che pazientava nei giorni di Noè. C'era un invito esplicito e questi hanno rifiutato di credere. Anche a questi giunge una parola di salvezza. Una parola che illumina anche l'oscurità della morte. E perché una parola di salvezza? Perché poi il tema della salvezza viene esplicitato immediatamente dopo quando si parla di quelle 8 persone salvate per mezzo dell'acqua. Quindi c'è quasi un contrasto tra quelli che hanno rifiutato, prigionieri della morte, e quelli che hanno accolto Noè e la sua famiglia e sono stati salvati. Ma Cristo va a portare un annuncio di salvezza anche ai primi, anche a quelli che hanno rifiutato. Per noi il tema della salvezza è allora strettamente legato al dono del battesimo, quell'acqua che ci salva. Non un lavacro esteriore, se volete qui ricollegandoci al tema dell'abbigliamento, della bellezza esteriore, non è qualcosa che ci lava esteriormente, ma un dono che viene da Dio in risposta alla nostra invocazione di salvezza, all'impegno di una vita coerente con la scelta del battesimo. Ci sono entrambe queste dimensioni, eh? C'è la dimensione di qualche cosa che riceviamo, c'è la dimensione di qualche cosa che ci impegna. Riceviamo un dono, siamo impegnati a vivere quel dono che abbiamo chiesto, che siamo chiamati a rinnovare come invocazione a Dio. Una salvezza allora che non ci costruiamo mai da soli, evidentemente. È qualcosa che riceviamo dopo averlo invocato, chiesto, non costruito, non manipolato, ma ricevuto. Un dono possibile perché Cristo ha vinto la morte. E vedete che anche, seppur in un passaggio davvero molto contorto, anche in questa lettera, come in altri passaggi delle lettere paoline, il tema del battesimo è collegato con il tema della risurrezione. Perché il versetto finale, il versetto 22, raccoglie di nuovo due immagini che probabilmente appartenevano a quell'antico inno cristologico, e cioè l'immagine dell'essere salito al cielo e l'immagine del Cristo che ha sottomesso alla sua sovranità gli angeli, i principati e le potenze.
Qui, se leggete con attenzione, sembra che le cose non funzionino, perché prima si dice che è seduto alla destra, poi si dice che è salito, che ha ottenuto la sovranità, ecco perché è veramente, sono versetti costruiti in modo anche molto contorto, e io probabilmente vi ho resi ancora più contorti, ma è domenica mattina, per voi e per me. Sottolineo l'ultima immagine di quel versetto, l'immagine della sottomissione delle potenze celesti, che può interessarci fino a un certo punto, perché dice, vabbè, che cosa vuol dire? Lì dietro c'è l'immagine di come si strutturava l'idea del cosmo all'epoca, con uno spazio intermedio tra la terra e il cielo, cioè tra la terra degli uomini e il cielo di Dio, uno spazio intermedio abitato da potenze. E come Cristo scende agli inferi nell'oscurità della morte per annunciare la salvezza, così attraversa anche quel cielo, quella parte del cielo, perché tutto sia sotto la sua potenza. Ecco perché il versetto 13, non c'è più nessuno che possa farci del male, né sotto nella morte, né sopra, perché l'unico che regna alla destra di Dio è il Cristo, vincitore della morte. L'ultimo nemico, quello che ancora ci spaventa, ma che è vinto. Cristo risorto ha attraversato quello spazio e ha svuotato di ogni potere quelle potenze che a quel punto non possono che essere a suo servizio e non contro di noi. Mi chiedo ancora qualche minuto per provare a ripercorrere con voi tutto questo con qualche spunto che spero possa aiutarci, al di là della fatica esegetica di questo capitolo, a portare via qualche riflessione per la nostra vita. Anche in questo capitolo, come negli altri che già abbiamo avuto modo di riflettere, di meditare in questo percorso di questo anno, troviamo l'invito a rendere in atteggiamenti di vita la nostra speranza, a renderla una speranza che guarda davvero alla vita eterna. Non dobbiamo dimenticare questo sguardo, ma che allo stesso tempo è una speranza che accompagna i nostri passi nel tempo e chiede di essere manifestata anche dinanzi al rifiuto e all'ostilità, o anche soltanto all'indifferenza di chi cammina accanto a noi. Forse è questa dimensione dell'indifferenza quella con cui dobbiamo fare i conti più spesso nella nostra vita di credenti. Più che l'ostilità aperta, più che il rifiuto, l'indifferenza. Eppure anche dinanzi a quell'atteggiamento siamo chiamati a rendere carne la nostra speranza. Uno stile di vita che non coinvolge solo le nostre relazioni sociali, come nel capitolo precedente la lettera aveva proposto, ma si manifesta nelle relazioni d'amore della nostra vita, a cominciare dalla relazione d'amore che lega un uomo ad una donna, o quelle fraterne nella comunità, ricordate quell'aggettivo, amanti dei fratelli. Come manifestare questa speranza? Nel non pensare di possedere l'altro, ma semmai
e tantomeno, chiedo scusa, nel aver paura dell'altro. Questi due atteggiamenti contraddicono la nostra speranza, la offuscano. Non relazioni basate allora sull'apparenza, ma sulla condivisione profonda, che si manifesta nell'attenzione, nella cura per l'altro, nella misericordia, nella mitezza, nella pace, nell'umiltà. Sono tutte, ho richiamato alcune degli atteggiamenti che troviamo sparsi in questi versetti, che rendono ragione della nostra speranza. Come nell'amore coniugale, così anche nell'amore fraterno, non si tratta di seguire il sentire del momento, che è quello che genera i conflitti, ma di scegliere di amare l'altro e di farlo nel desiderio di un bene più grande. Non solo mi interessa che tu sia felice, e per qualcuno già questo è un interesse relativo, il più delle volte mi interessa di essere felice io, ma non solo mi interessa che tu sia felice, ma che tu possa essere felice perché puoi scoprire con me ciò che Dio ci ha promesso, ciò che Dio ci ha affidato, ciò di cui ci chiederà ragione anche Lui. Da questo punto di vista, solo un cuore che non si lascia afferrare e che non si lascia distrarre dall'indifferenza per l'altro diventa un cuore capace di incontrare Dio. C'è un incapace sbagliato, mi sono accorto adesso, anche nella vostra traccia. Un cuore che non si lascia afferrare e distrarre dall'indifferenza per l'altro diventa un cuore capace di incontrare Dio. E allora risuona ancora la proposta estremamente evangelica di saper spezzare la logica del male, di quel male che genera solo altro male. Solo il bene è capace di generare bene e di generare vita. Anche se questa proposta non ci rassicura dalla dolorosa e faticosa esperienza di essere oggetto del male e della sofferenza che subiamo nonostante il nostro comportamento corretto e la nostra scelta di bene. Solo conservandoci uniti a Cristo e custodendo la speranza che Lui ci dona, potremo conservare anche la dolcezza e il rispetto per l'altro, anche per chi ci è ostile, e potremo davvero manifestare ciò che muove la nostra vita. Per questo ha senso pregare per i nostri nemici. E vi assicuro che qualche volta che l'ho in confessione a qualcuno ho proposto, ma lei preghi per questa persona, mi è stato detto: guardi, mi chieda tutto, ma non di pregare per lei, ma non di pregare per lui. Eppure l'unica logica che vince il male è questa. Probabilmente gli avessi chiesto di andare in ginocchio a chiedere perdono, non l'avrebbe fatto, ma non riusciva a pregare per lui e per lei. Ecco dove qualche cosa ci rende persino incapaci di pregare. Uniti a Cristo, lasciando che possa immergersi Cristo nella nostra vita, anche nelle profondità oscure del nostro cuore. Se volete rileggere quella discesa agli inferi, pensate agli inferi del nostro cuore, ne abbiamo già a sufficienza. Dove anche noi corriamo il rischio di rifiutare l'invito a convertirci e ad accogliere la parola di salvezza.
Guardate che anche quest'anno siamo invitati a fare Quaresima per questo e per convertirci. Eppure se guardo dentro di me, quasi quasi mi direi, ma forse quest'anno la salto. È la stessa cosa che pensavano quelli che guardavano noi a costruire l'arca. A che serve? A che serve? A che serve convertirsi? A che serve fare Quaresima? Tanto poi so già che se va bene a Pasqua ricomincio come prima, se non ho cominciato già prima. È in quell'abisso che Cristo scende. È in quell'abisso che sono io. Uniti a Cristo per vivere da figli. Quel dono che Dio ci ha fatto nel battesimo e che ci impegna a custodire l'immagine in noi impressa di un Dio che ci ama e ci salva. Essere figli, somigliare al Padre. Questa Quaresima, che è un cammino dove siamo invitati come tutti gli anni a rivivere il tempo anche quaresimale nel senso di battesimale, saremmo invitati a ritrovare l'immagine del Padre, che è l'immagine che noi dovremmo avere impressa in noi, perché siamo i figli, siamo le figlie dell'unico Padre e dovremmo ritrovare nel volto dell'altro, del fratello. Ci verrà riproposta la parabola di Luca 15, ma rileggetela così: quale dei figli ha l'immagine del padre e quale dei figli è capace di ritrovare nel fratello l'immagine del padre? E guardate quale cammino di conversione si apre davanti a noi, davanti a me. Uniti a Cristo per non essere sottomessi ad altre forze, sia in noi, sia attorno a noi. Forze che Cristo ha crocifisso e sconfitto per sempre. È passato anche attraverso le potenze dei cieli. Ma a quali altre forze noi affidiamo la nostra vita? Sono loro a governarci. Pensate all'ultima delle risposte che nelle tentazioni, anzi anche già la seconda, di oggi, riascolteremo all'inizio di questo cammino di Quaresima. Chi è il Dio che tu adori? Chi governa la tua vita? Chi conduce le tue scelte? Uniti a Cristo per attraversare quella barriera che creiamo tra noi e il cielo. Perché c'era anche questa immagine, che quelle potenze fossero in qualche modo anche una barriera per raggiungere il cielo. Ma non ci sono più, Cristo le ha attraversate. Non solo perché adesso abbiamo un'altra immagine del cosmo e dell'universo, per cui non lo immaginiamo più così, ma leggiamolo in quel dato lì: Cristo ha attraversato, il passaggio è aperto, salvo che non ce lo chiudiamo noi, per comunicare con Dio, per essere in comunione con Lui. Ritrovare la via che ci permette di rimanere profondamente immersi in questo mondo. Anche qui c'è un errore, credo. No, per fortuna. Seppur stranieri alle logiche che dominano questo mondo. È questa la sfida che questo lungo capitolo ci riconsegna e che vi desidero concludere con questa semplice preghiera che, carissimo amico sacerdote, Don Carbonero proponeva in una omelia proprio in questa prima domenica di Quaresima e che avevamo raccolto nel testo dove qualche anno fa abbiamo pubblicato le sue omelie. Una preghiera in cui lui riprendeva le parole di Don Tonino Bello, che possono darci il senso di questo tempo che stiamo per vivere, ma anche di questa confusissima riflessione che ho provato a condividere con voi. Io nel deserto ci sto da sempre. Ed è il deserto che sperimentiamo, sono le nostre fatiche, sono
le ferite che portiamo con noi. Io nel deserto ci sto da sempre. Ma se arrivi tu, Signore, diventerà un giardino e germoglieranno fiori tra le rocce. Cristo è sceso, Cristo ha attraversato, Cristo è morto, Cristo è risorto per raggiungermi nel mio deserto. E perché io possa essere uno di quei fiori che fioriscono in quel deserto, che è la mia vita, ma che è anche il mondo in cui mi trovo.